Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi nuovo video in collaborazione con None, la mia amica Carmela, a cui mando un bacio gigante. E abbia tra l'altro, ragazzi, seguite il suo canale perché fa dei trucchi. Aiuto! A parte che è bellissima, ma oltre ad essere bellissima è anche molto brava, e quindi la conoscerete tutte, ma chi non la conoscesse io ve la consiglio, la trovo veramente una grande artista. A parte questo, abbiamo deciso di proporvi un look non scenografico, ma il look che tra l'altro ci state richiedendo più spesso ultimamente, ovvero un trucco easy, fresh, da estate, veloce, rapido, che ci illumini, quindi sarà più un trucco easy estivo. Allora, che cosa vi ho risparmiato nel video? La base, perché è di un gnocco incredibile. Cosa ho usato? Un nuovo prodotto entrato nella mia routine grazie a Selvaggia, S&S Style, un bacione grandissimo. Per me, il primer viso uniformante istantaneo Goji Perfect di Bottega Verde. Buonissimo. Uno aveva ragione, lei me l'ha consigliato non solo per l'aumento della tenuta del trucco, ma perché, visto che uso dei fondi leggeri d'estate, ha un ottimo effetto perfezionante dei rossori. In effetti è vero, vi livella molto bene la grana e vi aiuta a livello cromatico nel migliorare l'effetto, in modo che sia più semplice per il correttore coprirlo. Inoltre mi piace molto perché è arricchito anche di attivi, infatti contiene il proretinolo, quindi un derivato del retinolo esfoliante leggermente, ed estratto di goji, altamente antiossidante. Ora ovviamente è siliconico perché è un primer, contiene un derivato siliconico, quindi il ciclopentasiloxane e il dimeticone, quindi sì, perché è un primer, però appunto è arricchito anche da questi attivi. E io, ragazzi, mi ci trovo benissimo. Ovvio che io non lo uso tutti i giorni, però quando voglio una tenuta buona, sì, e mi piace molto. Ovviamente, ripeto, nella categoria primer. Come sto facendo la base alla mattina, il più easy possibile, uso un fondo in polvere. In questo periodo ho ritirato fuori dai meandri della mia stanza il fondo minerale di Madina, che si chiama 100% Free Love. Esiste in due colori, io le ho tutte e due, questo è il più chiaro, il 207. Come lo utilizzo? Lo metto nel suo tappo e utilizzo questo kabuki di H&M, ta 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 ta. Poi nelle zone dove ho bisogno di maggior coprenza ne metto un pochettino nel tappo, lo prelevo col dito come se fosse un fondo in crema e lo vado a picchiettare. Non so, che non è molto professionale, ma è molto efficiente. Ovviamente applico il correttore prima di applicare il fondo in polvere e uso il Naked Skin perché mi garantisce, di Urban Decay nel colore Light Neutral, perché mi garantisce un'ottima durata e un ottimo effetto correttivo. Ve l'ho ripetuto fino alla nausea, per me è un correttore eccezionale. Per quanto riguarda le sopracciglia, sto usando un prodotto non mi sta soddisfando particolarmente, perché non riesco a capire se sia difettato il prodotto o si è difettato di concetto, ed è il Brow Tech To Go di Smashbox. Uso questo perché ha una tenuta estrema e ha già il suo fissatore nel tappo. Io ce l'ho nel colore top e ha questa mina, vedete, come i nuovi eyeliner di Dior, che quindi vi garantisce una comodità estrema. Il problema è che il mio è secchissimo, cioè guardate, mi sono scartavetrata la mano per farlo colorare un minimo. La cosa comoda è che nel retro ha il suo gel trasparente fissativo ed è per quello che mi garantisce la durata tutto il giorno. Io di giorno, come notate, non le disegno in modo geometrico, ma le vado solo a riempire. Ok, partiamo insieme. Dunque, sotto le sopracciglia metto un primer, io uso il 24 ore di Smashbox perché mi fa durare le sopracciglia fino alla notte dei tempi. E partiamo col look, stavolta davvero. È un look da tutti i giorni, quindi prendo un Dusty Cushion di Wycon, della nuova collezione, che si chiama Champagne Perlato, e lo vado ad applicare semplicemente col dito per avere questo effetto luce che a me di giorno de fatica piace moltissimo. In più ha questa perla al suo interno che, colpito specialmente dalla luce del sole, brilla in un modo speciale. Questo ombretto io ho anche l'oro antico, molto bello, mi piacerebbe comprarmi anche il bronzo perché è molto bello, ma questo champagne perlato, che non avevo degnato di uno sguardo la prima volta, devo dire che quando viene colpito dalla luce naturale è wow. Per definire la piega prendo un ombretto che non mi faccia troppo contrasto, quindi uso il Bella Cappuccino di Milani, che sono ombretti in gel, crema gel, con un fluffy morbido,
e vado a definire la piega senza dargli particolari forme, quindi vado soltanto a dare un pochettino di definizione, perché io d'estate inizio a sudare già prima di iniziare a truccarmi, quindi non ne ho voglia, solo di sera quando c'è un pochettino più fresco mi trucco più volentieri, ma di giorno a volte non mi trucco per niente. Cioè, questo è proprio un trucco che faccio, ok, devo uscire, sono luminosa, sono in ordine, sono carina, punto a capo. Comunque, nonostante questo discorso che vi ho fatto, voglio la tenuta. Ecco perché vi sto facendo vedere prodotti che comunque mi garantiscano non soltanto la resa luminosa, ma la performance, che per me è fondamentale. Come vedete, il Bella Cappuccino è un colore di transizione molto chiaro, perché è un nocciola chiaro e quindi non mi va a interagire né a creare troppo contrasto con il colore sulla palpebra mobile. Poi, per renderlo ancora più luminoso, ma soprattutto per creare tridimensionalità alla palpebra, prendo questo ombretto della collezione Wash and Dry di MAC, sempre by Selvaggia, ed è del colore Permanent Press, bellissima ragazzi questa palettina, e vado a prendere l'argento nella fila più alta, bellissimo, e con un pennellino piccolo e preciso vado a mettere questo colore proprio attaccato alle ciglia nella parte centrale. Questo crea un punto luce e una tridimensionalità veramente molto molto visibili, specialmente alla luce. Quindi sì nel centro dell'occhio, ma in particolare verso il basso e verso le ciglia. Questo dà un'idea anche di occhio più grande. Guardate subito come diventa più brillante e più tridimensionale. Poi, sempre di Milani, prendo il mio ombretto top, che è il Bella Chiffon, e perché ha un punto luce perlato e quindi non troppo metallizzato, lo metto nell'angolo interno. Quindi giochiamo con diversi punti luce di consistenze, di texture e di luce riflettenze diverse. Questo crea, nonostante siano tutti colori chiari, crea molta molta tridimensionalità. E vado a illuminare specialmente questa parte, vedete? La prima parte della piega dell'occhio e dell'angolo interno, che crea un effetto visivamente lifting e luce pazzesco. E idem nel punto più alto, quindi nell'arco dell'arcata sopraccigliare. Dopodiché, per dare un pochettino più di pienezza alle ciglia, metto una matita nera, questa è la Multiplay di Pupa, nella rima interna superiore, in particolar modo dove ci sono le ciglia. Vedete da subito l'effetto di un arco più pieno. Mascara waterproof, perché d'estate sudo, e uso l'Hypnose Doll Eyes Waterproof di Lancome, perché ha questo scovolino ad abete che mi piace molto perché apre le ciglia specialmente verso l'esterno. Per quanto riguarda il viso, ho scelto, e le labbra, ho scelto comunque prodotti che mi piacciono, che mi garantiscono la performance e la brillantezza, ma li vedremo poi nella seconda parte del video. Scusate se ve li divido, sono una rottura di palle, ma io fra un paio di mesi compio gli anni e spero mi arrivi finalmente la videocamera nuova. Finisco di mettere il mascara e ci vediamo tra poco nella seconda parte del video. Un bacione!